Allora, raga, questa è la sfoglia. Come vedete, ho fatto eh, questi tagli lateralmente. Allora, ho messo il pomodoro. Mettiamo un pochino di sale nel pomodoro. Ok, ora mettiamo la mozzarella. Guardate che buona, che golosa. La distribuiamo nel modo migliore metto un altro pochino di sale nella mozzarella e poi metto invece la grana grattugiata facciamo così, ok? Ora essendo sola, purtroppo non vi posso fare vedere bene bene eh, come, come si chiude perché devo tenere il telefono. Comunque l'altra volta l'avete visto. Dovete fare uno e 2, allora dai, vediamo così. Allora, avete visto? 1 e 2, poi prendiamo un altro lembo: 1 e 2. Guardate come si sta eh, facendo sotto i nostri occhi già la treccia. Poi chiudiamo 1 e 2. Guardate che facile, vediamo fino a quando riesco con una mano. Vado avanti. 1 e 2 andiamo 1 e 2 vedete 1 e 2 l'altra volta l'ho fatto appunto con la crema di ricotta e naturalmente con la ricotta che ha portato il mio marito mi era venuta una tentazione perché a questa ricotta basta aggiungere lo zucchero semolato e fare sciogliere appunto lo zucchero e viene la crema quella di cui io sono golosissima da morire però ragazze come si dice ho voluto evitare la treccia l'abbiamo chiusa Perfetto, allora cerchiamo di sigillare le estremità. Ragazzi a questo punto vi saluto, no vi saluto, stacco un attimo perché devo sigillare qui e qui. Ecco qua, forno acceso, già caldo l'ho messa dentro. Ok, ora ci occupiamo invece di fare una mise en place. Dai, vediamo che cosa uh, mi posso inventare. Insomma, inventare, diciamo che già ho un pochino di idee. Voglio fare appunto la tovaglia rosa e i piatti rosa. Vediamo poi che cosa posso mettere. Ragazze, guardate che bella, ma quanto è diventata gonfia poi ho attivato eh, il grill quindi la sto facendo dorare ma ora spengo e la tiro fuori guardate che buona mm. ragazzi allora ecco qui la mise en place così chiudiamo questo vlog di una domenica insieme allora vi faccio vedere i particolari intanto vi faccio vedere il mio antipasto di pasta sfoglia salata con e pomodoro, mozzarella e grana all'interno, e l'ho messo in questa bellissima alzatina. Poi, visto che appunto volevo continuare con il mood del rosa, ho messo il sottopiatto rosa, il piatto rosa di Ikea. E poi guardate che carino il tovagliolo a forma di fiocco con i portatovaglioli sempre in ceramica. Guardate che carino la stessa cosa, naturalmente, da quella parte. I bicchieri sono questi, semplici, posate e ora non ci resta che mangiare. Allora, ragazze, siete contente di questa domenica passata insieme? Eh, che dirvi? Noi ci vediamo domani mattina al solito. Vi auguro un buon proseguimento di domenica, buon pomeriggio e state con le persone chiamate.